Anche se il pallone rimbalza all'ombra del Vesuvio dal 1904, anno di fondazione del Naples o Naples. 8 anni dopo nasce l'Internazionale Napoli. Le due società si fondono nel 22 nell'Inter Naples, un nome che non può piacere al potere fascista dell'epoca. A qualcosa dell'Internazionale Socialista sviluppatasi nella seconda metà del XIX secolo, sebbene poi sciolta all'inizio della Prima Guerra Mondiale, e per di più un intollerabile per chi comanda inglesismo. Così il primo grande presidente azzurro, Giorgio Ascarelli, per non avere contro il regime, decide di dare alla società e alla squadra il nome della città. È il 1926. 90 anni fa, per la precisione, è il 1° agosto. Nasce il Napoli come associazione calcio AC, che poi diventerà associazione polisportiva AP e successivamente società sportiva calcio SSC, e per 2 anni dopo il fallimento Napoli Soccer, ma sempre e comunque Napoli. Sta per morire Rodolfo Valentino, amatore per antonomasia. Quell'agosto 26 lascerà però un'amata. Che simbiosi fra città e squadra. Di tempo ne è passato, ma siamo ancora qua e oggi come allora difendo la città. Ecco perché il simbolo non può che essere quello del comune, il cavallo. Eh sì, il cavallo rampante, solo che il Napoli le perde tutte quando si comincia a giocare. Chiude il campionato con un punto, pareggio 0-0 col Brescia. In galleria Umberto commentano e dicono: sta squadra nostra pare Ociucci e Fichel. L'autoironia dei napoletani, che da sempre da scudetto, viene sacralizzata dal giornale satirico Vache Press, e così il cavallo diventò per tutti il ciuccio. Ascarelli primo presidente, Attila Sallustro primo idolo dei tifosi. Io credo che nessun giocatore ha amato il Napoli come Attila Sallustro, anche perché lui, essendo di famiglia molto benestante, lui rinunziava a stipendio, a tutto, perché giocava proprio con la volontà, col piacere di giocare, di indossare la maglia del Napoli. Ma i migliori piazzamenti e i più grandi protagonisti aiuteranno a scandire le diverse epoche. Prima di ritornare allora al bianco e nero di inizio Novecento, anticipiamo il punto culmine di una storia, l'arrivo di Diego Armando Maradona. L'arrivo di Maradona a Napoli fu un qualcosa di indescrivibile, perché era il miglior giocatore del mondo che veniva a giocare nella nostra squadra. Adesso anche l'arrivo di Messi potrebbe non avere lo stesso impatto, perché Messi è uno tra i migliori giocatori del mondo. Si pagava, mi ricordo, 1000 lire per andare allo stadio a salutare Maradona. Negli inizi del luglio dell'84 Maradona entrò sul terreno di gioco, disse buonasera napoletani, ci fece impazzire, gli arrivò un pallone come un messaggio, come una richiesta di aiuto, un pallone di gomma. Lui palleggiò con quel magico sinistro, vestito con una maglietta e un paio di jeans, e poi calciò verso il cielo e quel pallone non è mai atterrato. Torniamo al primo beniamino, Attila Sallustro, colui che giocava gratis. Qualche tempo dopo la sua morte, avvenuta nel 1983, si sviluppò un dibattito sull'ipotesi di intitolargli il San Paolo, ma in quel teatro calcistico si esibiva ormai il più grande di sempre e non sembrò proprio quello il momento di dedicare lo stadio ad un altro giocatore, anche se Attila dell'impianto di Fuorigrotta era stato il direttore. Una strada porta per oggi il suo nome ed è l'unica che renda omaggio ad uno sportivo per meriti in maglia azzurra. Si trova nel quartiere Ponticelli. Nella prima disastrosa stagione un sol punto e un sol gol di Sallustro, ma pagò non essersi messi il regime contro, trasformando l'Inter Naples in Napoli. Per motivi geografici la società fu ripescata. Si crearono i presupposti per esserci nella prima Serie A, nello storico campionato a girone unico del 1929-30, che gli azzurri terminarono al 5° posto. Sallustro sarà il leader del Napoli più autorevole in campo dalla fondazione fino agli anni 50, anche se il maggior numero di gol nel 32-33
e nel 33-34, tornei in cui gli azzurri furono terzi, li realizzò Antonio Wojak, nato ad inizio secolo a Pola. Di lui, dell'attaccante col basco o la retina per tenere i capelli, esistono poche immagini. Oggi, per tenerne viva la memoria, ci aiuta la rete. I primi nomi illustri della storia griffano quelli che nell'anno olimpico definiamo i primi podi azzurri. A proposito di nome, Wojak, a causa delle leggi fasciste antislave, fu costretto a cambiare il suo in Vogliani, con tanto di nuova registrazione presso lo Stato Civile di Torino. Il Napoli retrocede per la prima volta in Serie B al termine della stagione 41-42, in piena Seconda Guerra Mondiale. Gli azzurri sono penultimi, peggio di loro fa solo il Modena. Il campionato lo vince la Roma per la gioia e si dice l'aiuto del Duce, ma Mussolini dovrà poi arrendersi al rientro nei ranghi dei giallorossi. Sta nascendo il grande Torino, la cui epopea si concluderà tragicamente a Superga. Intanto, dopo la stagione 42-43, Napoli terzo fra i cadetti, gli eventi bellici fermano i campionati. Tornei regionali a parte, il pallone tornerà a rimbalzare nel 1945. Si giocherà anche su un campo arrangiato all'Orto Botanico di Via Foria. La stagione a cavallo col 46 sarà caratterizzata da due gironi preliminari, uno dell'Alta Italia, l'altro del Centro-Sud, che vedrà al primo posto Napoli e Bari. Ci sarà poi un girone finale in cui, mentre i Granata di Valentino Mazzola, Loic e Gabetto trionfano, gli azzurri giungono quinti, conquistando anche il diritto di tornare a giocare in Serie A. Nel campionato di nuovo a girone unico, il Napoli conquista un anonimo ottavo posto, con la soddisfazione di un pareggio imposto al Torino. La stagione successiva è quella del primo derby campano in massima divisione, 0-0 e 3-3 con la Salernitana di Gipo Viani. Sia gli azzurri che i Granata retrocederanno sul campo con lo stesso numero di punti, 34, ma i partenopei saranno fatti scivolare all'ultimo posto per aver vinto contro il Bologna, formazione di centro classifica, grazie a qualche complicità ricercata, più prosaicamente con Bin, illecito sportivo. Due le stagioni fra i cadetti, poi all'alba degli anni 50, con la guida in panchina di Eraldo Monzeglio, il ritorno in Serie A. Di Pesaola e Vinicio diremo ampiamente anche per le loro brillanti stagioni sulla panchina del Napoli. Ora però c'è da scoprire chi fosse Asse Jepson e il colpo di mercato sognato in quegli anni. Due suoi gol avevano permesso alla Svezia di buttare fuori l'Italia dal Mondiale del Brasile nel 50. Nonostante la stazza fisica, era agilissimo nello scatto in velocità, oltre ad essere eccellente colpitore di testa. Il comandante Lauro lo volle far acquistare per 105 milioni. Una sera ero a Napoli, c'era Achille Lauro, il comandante, che era a Fiuggi. Invece il presidente dell'Inter, lui era a Sanremo, perciò io ero a Roma, aspettavo una sera, doveva andare a Inter e poi il prossimo era, perciò è finito come è finito. Negli anni 50 il Napoli gioca sempre Serie A, 10 campionati senza retrocessioni, ma anche senza podi. Ci sono tuttavia molti piazzamenti in quella che oggi sarebbe la zona Europa League. Azzurri quarti nel 53 e nel 58, quinti nel 54, sesti nel 51, nel 52 e nel 55. Jepson segna 4 gol in una partita proprio contro la sua ex squadra, l'Atalanta, un record che successivamente sarà in campionato solo eguagliato, prima da Vinicio, poi da Savoldi. Fonseca ne farà 5 invece, ma in Coppa UEFA a Valencia. Sono gli anni in cui iniziano anche le lunghe e grandi avventure di Bruno Pesaola e di Luis Vinicio. In campo per diverse stagioni e poi a più riprese in panchina continueranno per il Petisso fino addirittura al 1983. Olione invece lascerà definitivamente la squadra, ma non la città, nell'80, pochi mesi prima del terremoto. Un argentino e un brasiliano assolutamente napoletani. Petisso vuol dire piccoletto, solo di statura fisica, inversamente proporzionale alla sua genialità, alla sua ironia, alle sue capacità tecniche. Celebri le battute che faceva. Nella storia dei tecnici azzurri se la gioca in arguzia con Vujadin Boskov. Mi hanno rubato la idea, aveva promesso una partita d'attacco, invece fu costretto in difesa dalle offensive avversarie
contro rigore è quando arbitro fischia. La partita del decennio è Napoli-Juventus del 20 aprile 58. Si giocò nello stadio del Vomero, non ancora intitolato ad Arturo Collana, dopo che i partenopei già si erano imposti ai bianconeri all'andata, andando a vincere 3-1 a Torino con i gol di Vinicio, Novelli e Di Giacomo. Per la Juve aveva invece segnato Charles. Ma la partita della storia sarebbe stata quella di ritorno. Accadde che l'entusiasmo dei tifosi travolgesse la capacità di contenerlo dell'impianto vomerese. Così parte del pubblico si sistemò quasi sul prato, in quello che il regolamento chiama, con termine di non facile comprensione, campo per destinazione. Era nata intanto una stella arbitrale, concetto Lobello da Siracusa, che chiese e ottenne il consenso a giocare ugualmente del capitano bianconero Boniperti, riconosciuto gentiluomo tanto fine nei modi da essere soprannominato Marisa. Se Snellinger non avesse segnato al 93esimo, non ci sarebbe stata Italia-Germania 4-3 con quei supplementari magici. Le storie che prendono a somigliare a favole e leggende nascono così, per un combinarsi di fattori casuali eppure miscelati, come nella più efficace delle pozioni dal destino. Dunque tanta gente a ridosso del rettangolo di gioco e non cominciano altalena di reti. Due gol di Vinicio, autorete del Napoli che poi ristabilisce le distanze con Brugola, doppia rimonta Juve e finale che ci raccontò proprio Pesaula. Al 90° minuto Bertuco l'ha presa sul 7 e è finita la partita 4-3, tutti quanti in trionfo, compreso il comandante Lauro, dove poi se ne è accorto nello spogliatoio che le avevano fregato l'orologio e il portafoglio. Calcisticamente col Napoli, Jeppson fu il primo successo di mercato azzurro, ma non si amalgamò con Vinicio. I tifosi ricordano e classificano un'epoca come quella di Sivori e Altafini. Ci fu grande entusiasmo quando iniziò. José racconta oggi di quelle che invece erano le perplessità sue e di Omar. Quando siamo andati a Napoli eravamo un po', non dico terrorizzati, ma un po' preoccupati, perché Napoli veniva dalla Serie B, non aveva l'atteggiamento della Serie A. Per Sivori, folla straboccante a Mergellina, il Cabezon, come era soprannominato, ricordò così il suo approdo a Napoli. Dovevo lasciare la Juve, ero in dubbio, non sapevo che squadra scegliere. Fiore, il presidente Pesaula e un ex compagno Emoli mi dissero allora di andare a Napoli. Accettai, ho fatto una scelta in quel momento stupenda, perché considero che ogni giocatore deve avere quell'esperienza. Napoli e colpi di mercato storici. Nel 1976 Beppe Savoldi sarà soprannominato Mister 2 miliardi, prezzo che tiene conto anche del valore delle contropartite, inclusa la dolorosa rinuncia al gringo Clerici. Cavani e Higuain sono i grandi acquisti di questi anni fatti da De Laurentiis, ma prima che Ferlaino e Giuliano prendessero Maradona dal Barcellona, dopo la lunga e estenuante trattativa che fu gustoso aperitivo di un'immensa passione, arrivò il gran rifiuto di Paolo Rossi, che nel 1979 l'ingegnere aveva praticamente acquistato dal Vicenza, retrocesso in Serie B. Il futuro Pablito giocherà col Perugia e quando i grifoni umbri scenderanno al San Paolo sarà contestatissimo. Nelle storie ci sono spesso le due facce e qui dunque raccontiamo di colpi messi a segno e colpi sfumati. Maradona è meglio e Pelé, ha cantato in tanti all'ombra del Vesuvio, eppure Orei sarebbe potuto arrivare prima del Pibe d'Oro. Tentai di pigliare Pelé, c'è la cartolina di Pelé qua dentro, che mi diceva era un segno che era, poteva prendere in considerazione. Io ebbi il coraggio di offrire 100 milioni per il prestito di un anno. Guarda che era una cifra colossale. Pelé giocò comunque una storica amichevole al San Paolo, marcato da Montefusco. E così il filo del nostro racconto sulle grandi trattative della storia azzurra, partito da Jeppson, allo svedese ritorna per riprendere il suo sviluppo cronologico con la prossima puntata relativa agli anni 50. La leggenda vuole che quando per la prima volta fece un bel ruzzolone in campo, un tifoso abbia esclamato preoccupato: «Gesù, è caduto banca in Napoli!» Jeppson fu il primo dei grandi acquisti azzurri. Abbiamo sentito da lui stesso
come fosse stato sottratto in extremis all'Inter. In effetti, prima di vincere lo scudetto, il Napoli fece proprio anche un altro scontro diretto sul mercato. José Altafini racconta. Io ero in rotta con i dirigenti del Milan, soprattutto con Giuseppe Viani, che era Gippo Viani, che era direttore sportivo, che non andavamo tanto d'accordo. Allora io chiesi al Milan di andare via. E la Milan mi aveva venduto alla Juventus, notizia che poca gente sa, infatti avevano fatto anche la fotografia con la maglia della Juventus. Poi non so per quale motivo, se è successo qualcosa, e allora mi hanno venduto a Napoli, che il presidente Fiore fece un grosso colpo portandomi a Napoli. Subito dopo poi fece il colpo successivo. In quella splendida estate, col Napoli appena promosso dalla B e la Partenope Rugby dei Fusco e dei Martone, che aveva vinto lo scudetto, arrivò dunque anche Sivori. Il Cabezon non fu conteso alla società azzurra da una grande. Per i dissapori con Eriberto Herrera, la Juventus voleva semplicemente mandarlo via in una sorta di esilio a Varese. L'opera importante fu convincere Agnelli a darlo al Napoli. In alcune ricostruzioni si sostiene come fosse stato decisivo un intervento di Lauro, che commissionò alla Fiat i motori per due sue navi, ottenendo dall'avvocato in cambio la cessione dell'asso argentino. Ma Fiore testimonia diversamente, parlando di semplice sconto ottenuto dal comandante. Jefferson e Vinicio erano due grossi giocatori, però non si intendevano, anche caratterialmente. Invece la coppiata Sivori Altafini funzionò, perché Altafini era un buon debone e Sivori un pater familias, lo pigliavo col buona ad Altafini, e quindi si integrarono benissimo. Il fatto nuovo nella vita del Napoli all'alba degli anni 60 è l'avvento dello Stadio del Sole. Sorge a Fuorigrotta, sarà presto ribattezzato San Paolo. Il terreno era stato acquistato dal comune addirittura nel 48. Sindaco Domenico con San Gennaro, spesso invocato dai tifosi, potrebbero essere dunque tre i patroni della squadra. Capienza iniziale dell'impianto 87.500 spettatori. Inaugurazione ufficiale con la nazionale il 6 gennaio 60. Avversaria la Svizzera. Non era stata però la Befana a portare ai tifosi il nuovo stadio. Corsi e ricorsi di una storia, la vera apertura era stata anticipata esattamente di un mese, al 6 dicembre 59, e contro il Napoli, in un'occasione così solenne, non poteva che esserci la Juventus. Pronostico: sconfitta sicura degli azzurri. Risultato: 2-1 per la formazione partenopea, con gol di Vitali e Vinicio. Per i bianconeri, rigore trasformato da Cervato. Ricordo che siamo andati dal comandante e gli abbiamo detto: proprio contro la Juventus deve inaugurare lo stadio. Invece è arrivata la Juventus con Charles Sivori, Boniperti, la grande Juventus, e l'abbiamo battuta 2-1 facendo una grossissima partita. Lo Stadio del Sole San Paolo aiuterà il Napoli a salvarsi, ma la retrocessione arriverà implacabile al termine della stagione successiva. Si darà la colpa alle scelte di mercato del comandante Achille Lauro, che nella storia degli azzurri, con alterne vicende, fu presidente più volte, in certi periodi, come si direbbe oggi, patron, ma che fu soprattutto sindaco della città. Si dice che Napoli sia luogo comunità di contraddizioni, così su Lauro si ritroveranno critiche molto molto aspre e giudizi entusiastici, come per esempio quelli di Corrado Ferlaino. Di certo fu il protagonista di un'epoca, ne attraversò invece, come abbiamo detto più d'una, il petisso. Al nome di Bruno Pesaola è legato il primo trofeo messo nella bacheca azzurra, la Coppa Italia del 1962. Resta a tutt'oggi l'unica conquistata da una squadra di Serie B. Ecco il primo gol di Corelli su calcio di punizione nella finale di Coppa Italia, sostenuta dal Napoli all'Olimpico di Roma contro la SPAL. Il pareggio dei ferraresi, autore Micheli, rimette però in equilibrio il punteggio. Al 34esimo il Napoli ha una nuova grande occasione per portarsi in vantaggio. Un fallo di Riva ai danni di Tomeazzi è punito con un calcio di rigore, ma questa volta il tiro di Corelli trova pronto Patrignani alla deviazione. Nella ripresa il gioco si trascina alterno sino al 35esimo, quando Ronzon trova la via della rete ferrarese, e per il Napoli è la conquista dell'andita coppa.
E ombre accadde un po' di 1960, Coppa Italia vinta e promozione in Serie A con rapida ascesa azzurra in classifica grazie a subentrato a Fioravante Baldi. Rodo nella massima divisione avvenne dopo un difficile processo spurato per un presunto corruzione di alcuni Luna. Alla fine con gran festa in città bravi Gigino Scuotto, fiduciario di Lauro e i suoi a disgiungere la posizione da quella della società. Rimase con le macchie che finì col condizionare la stagione successiva, arrivò una nuova retrocessione, passando per la clamorosa invasione di campo durante il Spoli-Modena. Episodi che possono capitare in una partita di calcio si miscelarono in maniera esplosiva alla turbolenza di fondo. Un gol degli avversari renegato agli azzurri, accadde il finimondo che le immagini dell'epoca documentano meglio delle parole. Purgatorio in Serie B due lunghi anni, ma quando Napoli tornò in Serie A, diversi tifosi scudetto a parte divennero realtà. La promozione arrivò all'ultima giornata con Pesaola, Aturo e Fiore. Gli azzurri si imposero 3-1 a Parma con gol di Gastone Bean e doppietta di Canet. Quello che mi ha impresso molto è stato il ritorno a Napoli. Sono stato 3-4 ore in treno perché migliaia di tifosi mi volevano salire. Difatti si è spostato il treno dalla centrale a Gianturco per farmi scendere. E mi ricordo che la buon'anima del nostro massaggiatore mi riempì di mercurio cromo per dire che stavo male e così mi hanno sbarcato a casa. Inizia così il periodo più bello della storia del Napoli, che idealmente si ricollega a quello attuale. Dopo essere stato per la prima volta realmente in lotta per lo scudetto, il Napoli vive due stagioni un po' anonime, con un ottavo e un nono posto. Chiappella in panchina, traversie societarie con Ettore Sacchi che prende per un breve periodo il posto di Ferlaino, Zoff e Altafini che passano alla Juve con gran malinconia dei tifosi. Gli azzurri torneranno competitivi per il vertice con Vinicio al timone e Clerici al centro dell'attacco nel 73-74. Prima di avanzare nel racconto va detto però del napoletano che più ha fatto per la squadra della sua città da giocatore e da dirigente. In campo la stella di Antonio Giuliano brilla proprio tra gli anni 60 e 70 e infatti Pesaola, parlando dell'epoca di Sivori e Altafini, ci tenne a sottolineare. E c'erano qui qualche elemento che veramente facevano sognare, tipo Sivori e Altafini. Poi è stato l'inizio della carriera, la famosa carriera di Giuliano. Per me la massima aspirazione era un giorno entrare nei ragazzi del Napoli e arrivare a una primavera, che allora era De Martino. Invece poi mi sono accorto che man mano che andavo avanti le aspirazioni e le mete erano sempre più ambite. Quando il Napoli è grande, quasi mai manca lo zampino di Giuliano. Il campione di San Giovanni a Teduccio c'è quando gli azzurri prevalgono su squadre svizzere e italiane, fra cui la Juventus, e conquistano nel 1966 la Coppa delle Alpi, poi nel 76 la Coppa Italia. Così come nei tanti gol che fece Altafini con la maglia azzurra, ci fu più Totonno che Sivori. Giuliano fu poi il capitano del Napoli di Vinicio, di cui stiamo per dire. Ma sentiamolo, autorevole e sicuro, alla vigilia della partita che trasformò José in cuore ingrato. Io direi che andiamo sempre con lo stesso animo, con lo stesso spirito che fino adesso ci ha permesso di arrivare secondo in classifica. Per noi andare a Torino è... Insomma, noi non abbiamo niente da perdere, abbiamo tutto da guadagnare. Giocheremo la nostra partita, poi dopo vedremo, dopo il risultato, come andrà. Giuliano concluse da giocatore la carriera con la maglia del Bologna, senza per questo smarrire il suo essere stato una bandiera azzurra, che issò da protagonista in società, conducendo la trattativa, la grande trattativa che portò Maradona al Napoli dal Barcellona, ma prima ancora, e questo lo si ricorda di meno, Ruud Krol. Krol è stato sempre un mio pallino perché io ho avuto la fortuna di vederlo giocare proprio nel momento del debutto di Krol in Olanda con l'Ajax. Diciamo, poi l'abbiamo visto a livello mondiale ed era un giocatore per me fondamentale per costruire una grossa squadra. Azzurri quarti nel 67 per poi centrare per la prima volta nel 68 il platonico titolo di vice campioni e un secondo posto alle spalle del Milan che non lambisce lo scudetto. I rossoneri chiudono con ben 9 punti in più.
Nella stagione seguente Pesaola va a vincere lo scudetto con la Fiorentina. Sulla panchina del Napoli, in un anno travagliato, si siede Chiappella. Gli azzurri arriveranno solo settimi, ma i fatti più rilevanti sono l'addio di Sivori, improvviso e traumatico come avverrà per Maradona, e l'inizio dell'era Ferlaino, che diviene presidente per la prima volta il 18 gennaio 1969, dopo la prematura scomparsa di Antonio Corcione e un brevissimo interregno di Achille Lauro. Il Cabezón se ne va dopo una lunga squalifica scaturita da un incandescente Napoli-Juventus con scazzottata Panzanato-Salvadore. 2-1 per gli azzurri il punteggio finale, con doppietta di Enzo Montefusco, che peraltro nella storia è stato il più giovane ad andare a segno con la maglia azzurra in Serie A, avendo realizzato contro il Genoa a 17 anni, 9 mesi e 15 giorni. Nel bollettino del giudice sportivo, 9 turni di stop a Panzanato, 6 a Sivori, 4 a Salvadore e 2 mesi a Beppone Chiappella. Lì ricordo solo la bellissima partita, i due gol, la vittoria, perché noi quella partita giocavamo proprio per Omar Sivori, perché ce l'aveva con la Juve. E noi quegli anni lì giocavamo contro il Milan per aiutare Altafini e contro la Juve per aiutare Sivori. Diciamo che Omar Sivori, dopo quelle famose giornate di squalifica, aveva una certa età, non poteva star fermo, ha deciso di non giocare più a calcio. La parola d'ordine di quel periodo è risanamento del bilancio, ovviamente. Nel 69-70, ancora con Chiappella in panchina, il Napoli è sesto, ma ritornerà sul podio nella stagione successiva. Sono anni in cui la porta azzurra è difesa da Dino Zoff. Non ha ancora la maturità del mondiale, che vincerà nel 1982, ma la sua presenza tra i pali vale svariati punti. Il terzo posto arriva alle spalle delle milanesi. L'Inter è campione d'Italia. Mai prima di quella stagione il Napoli si era avvicinato tanto allo scudetto, che di fatto sfumò perdendo a San Siro coi nerazzurri in uno dei match con più strascichi polemici della storia. Partita tutta da raccontare. Lo faremo nella prossima puntata. Ferlaino rinnova molto il Napoli. L'acquisto più importante è Sergio Clerici, detto il Gringo, ma la vera grande novità è il ritorno come allenatore di Luis Vinicio. Col brasiliano, già amato come centravanti in maglia azzurra, saranno anni di bel calcio, allora chiamato totale. Il podio è immediato. La stagione 73-74 si conclude conquistando il terzo posto alla spalle di Lazio e Juventus, battuta al San Paolo al debutto interno nella seconda giornata di campionato, con gol di Canè nel primo tempo e rigore di Clerici nella ripresa. La passione riesplose proprio con la partita contro i bianconeri, ma per costruire quel Napoli Vinicio aveva dovuto spendere tutta la sua autorevolezza. Alla guida dell'Inter Napoli e del Brindisi, il tecnico aveva gestito direttamente la preparazione, sedute molto impegnative che ritenne utili anche durante il ritiro degli azzurri e inizialmente non gradite. Diversamente da tutti gli altri allenatori, io facevo la preparazione al 100%, perché io credo che nel calcio, prima di tutto, a parte gli uomini, prima è la preparazione. E però vedevo che erano mal abituati. Io, dopo la prima partita fatta, ho visto che le cose non andavano bene, e quella sera lì io gli ho spiegato, in maniera anche molto brusca, quello che volevo e quello che pretendevo. Se ci sarà uno solo fra di voi che non è d'accordo, io me ne vado. E così è venuto Giuliano, ha detto: mister, abbiamo parlato, stiamo tutti d'accordo di stare con lei. Il Napoli di Vinicio si dice per ricordare un'epoca in cui gli azzurri fecero divertire, sfiorarono lo scudetto e conquistarono la seconda Coppa Italia della storia, con Luis appena andato via, ma moralmente vincitore di quel trofeo. Una squadra che aveva un gioco, un'anima, e cresciuta trasformando l'organico in gruppo di amici. Io, quei ragazzi miei erano veramente quasi di famiglia, perché io delle volte trattenevo loro a casa mia, festa di carnevale, festa di capodanno, proprio come di figli, no? Sono anche i primi dei tanti anni di Serie A col Napoli di Beppe Bruscolotti, detto Pale Fierro.
Vedere Napoli giocare nel lontano 74-75 all'Olandese, una cosa che chiaramente tutti quanti era impensabile per certi versi, come pure per noi quando lui ce lo comunicò di notte, quando arrivavamo nel ritiro estivo, insomma, sembrava, sa, una cosa veramente irraggiungibile. Ed eccoci alla famosa stagione 1974-75. Napoli per la seconda volta nella sua storia vice campione d'Italia, ma stavolta non ci sono 9 punti di ritardo dalla prima. Lo scudetto dista appena 2 lunghezze. Se avessero vinto lo scontro diretto a Torino con la Juventus sarebbero stati gli azzurri a conquistare il titolo, ma dopo il gol di Causio e il pareggio di Giuliano finì diversamente da come l'andamento del match lasciasse immaginare. Giocavamo bene e stavamo, diciamo così, superiori, tanto è vero che mi hanno detto che in tribuna i torinesi guardavano l'orologio per vedere 3-4 minuti e non vedevano l'ora che finisse. E purtroppo, sai, il calcio siamo tante volte crudele. Il giocatore che Vinicio predilige è Sergio Clerici, un centravanti di manovra. Questo è il suo movimento tipico, ma Ferlaino si fa sedurre dalle sirene del colpo di mercato e lo cede come contropartita per l'arrivo di Savoldi, mister 2 miliardi. Il caro amico Petisso a Bologna ha detto: no, Savoldi io vi do, però mi dovete dare Clerici. Savoldi era un giocatore che lo conoscevamo bene, era un bravo, bravissimo di testa, era un giocatore, un goleador veramente forte, però era statico, era un giocatore che giocava dentro in aria senza muoversi tanto. Invece Clerici era l'uomo che ci permetteva in tutto l'attacco di avere innumerevoli possibilità di attacco. Con Beppe Gol al centro dell'attacco, il Napoli non ripete i 2 precedenti campionati. Gli azzurri arrivano quinti. Il pubblico acclama ugualmente Vinicio, che va via prima che il Napoli alzi la Coppa Italia, battendo in finale 4-0 il Verona. Match che si sblocca però solo nell'ultimo quarto d'ora, nel tabellino autogol di Ginulfi, rete di Braia e doppietta di Savoldi. In panchina al posto di Luis siedono Del Frati e Rivellino, già in campo nella finale vinta nel 62 e allenatore dei giovani che l'anno prima avevano conquistato per la prima e unica volta il torneo di Viareggio. La maggior parte erano ragazzi napoletani, per cui la soddisfazione è stata doppia quando abbiamo vinto. Azzurri, anche se i ritmi non sono quelli sfiancanti dei tempi attuali, l'organico consente di essere competitivi su un solo fronte. Partono poi 7 in campionato, ma avanti in Coppa delle Coppe fino alla semifinale. All'andata Bruscolotti illude, realizzando uno dei suoi pochi gol in carriera per l'1-0 all'Anderlecht. A Bruxelles gli azzurri vengono però fermati soprattutto dalle decisioni dell'arbitro inglese Matthewson. 2-0 per i belgi e sogno europeo che svanisce. Si volta pagina. Ferlaino predispone un programma triennale intorno al giovane preparato allenatore di Mergellina Gianni Di Marzio, ma dopo un 6° posto e 2 partite del campionato successivo, il tecnico paga pure colpe non sue e viene esonerato. A sorpresa l'ingegnere richiama Vinicio. Il brasiliano, maniaco della preparazione, subentra in corso d'opera. Non è facile per lui ricominciare da dove aveva lasciato. Mentre il primo scudetto azzurro arriva con la primavera allenata da Mario Corso, Vinicio deve accontentarsi del 6° posto a pari punti con la Fiorentina. Resta un caposcuola, appare tuttavia affievolito il suo ruggito, termine che usiamo per ricordare che Luis è soprannominato Olione. Ho preso questo nome che c'era già, perché in periodo, quando è appena arrivato, i leoni lo chiamavano Comasti, capito? E io dopo, piano piano, mi hanno dato a me il nome di Leone. Vinicio lascerà sul finire della stagione seguente, subito dopo aver conquistato la salvezza. Nelle ultime partite in panchina ci sarà Angelo Benedicto Sormani, già attaccante in maglia azzurra all'inizio degli anni 70.
Intanto è iniziato il 1980, che sarà tragico per il terremoto del 23 novembre. Nei momenti difficili la passione e il tifo aiutano ad allontanare i brutti pensieri, più difficilmente a dimenticare. Napoli e la Campania sono scosse, ferite, puntellate da tubi e barbacane. Gli azzurri avevano pareggiato 1-1 a Bologna quando alle 19.35 di quella spaventosa domenica la terra tremò e tremò ancora. Una scossa sussultoria e una ondulatoria. In Irpinia all'epicentro, ma anche a Napoli, crolla un palazzo di 9 piani in via Stadera. Il calcio aiuta a tornare a vivere. Giuliano, nominato plenipotenziario da Ferlaino, aveva portato all'ombra del Vesuvio l'olandese Rudy Kroll. Diventerà il tulipano azzurro con la sua autorevolezza in difesa, ma soprattutto coi suoi lunghi millimetrici lanci, incantò i tifosi. Rudy Kroll fa quasi tutto lui. Seguiamolo fino al momento in cui con una fenomenale precisione manda il pallone sulla fronte di Pellegrini, per il quale mettere in rete è un compito semplicissimo. Era un libero particolare, forse un po' lento ma dal grande piede, un uomo che sapeva mettere la palla a 50 metri, lo volle soprattutto Giuliano, ci tenne moltissimo. Mi ricordo che il Napoli come lo pagò, non moltissimo perché era già anziano, stava già giocando praticamente in Canada, quindi... non lo pagò moltissimo, però nella condizione c'era che dovevamo giocare una partita a Vancouver e il Napoli andò a giocare a Vancouver e io come rimasi a Napoli per lavorare e mi dispiacque molto perché tutti mi hanno detto che Vancouver è una città meravigliosa. In panchina per la stagione 80-81 era stato chiamato Rino Marchesi, che aveva ben lavorato ad Avellino. 2 sconfitte e un pareggio interno nelle prime 4 giornate, si teme ancora un campionato con l'acqua alla gola, con una salvezza da guadagnare in extremis. Invece un poker calato nei confronti della forte Roma è il segno della riscossa attesa. Arriverà l'1º podio della storia, un 3° posto alle spalle della Juventus e dei giallorossi capitolini. Famoso il gol annullato a Turone nel confronto diretto coi bianconeri. La classifica finale però non dice che a 5 giornate dal termine il Napoli era in testa insieme alle altre 2 antagoniste e doveva giocare in casa col Perugia, fanalino di coda virtualmente retrocesso. Palla a centro ed è subito autorete di Ferrario. L'altra malizia del destino è nel nome dell'estremo difensore dei Grifoni. Sarà lui il primo protagonista. Pellegrini andrà a cena con la palla e il palo, stregata la porta umbra. Attaccammo per 89 minuti. In un minuto ci fece lui l'autogol di Ferrario. Un altro scudetto possibile sfuma così. È la 3ª volta che succede in 10 anni. Noi siamo stati anche molto forti qualche volta, ma non eravamo convinti. Ma questo è un altro discorso. Con Maradona praticamente la squadra scendeva in campo convinta di vincere. Prima di Maradona la squadra scendeva in campo anche forte, ma con la paura di perdere. Podi e scudetti mancati, se non sfiorati, con la classe da numero 1. Maradona porterà certamente anche agli altri giocatori azzurri, come dice Ferlaino, la consapevolezza di potersi rivelare i più forti di tutti. Ma per l'arrivo del Pibe d'Oro, dopo quell'incredibile Napoli-Perugia, passeranno ancora 3 stagioni. Una prima che segue quel 3° posto, buona, con ancora Rino Marchesi in panchina e sempre con Kroll protagonista in campo. Partenopei quarti, ex equo con l'Inter. Poche settimane dopo, Nando Martellini potrà gridare: campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Dopo quel piazzamento ai piedi del podio, però, per il Napoli verranno 2 campionati da incubo, con la stella del tulipano azzurro, che, complice anche un grave infortunio, si offusca poco alla volta e con gli azzurri vicini alla retrocessione. Non basta Ramon Diaz, l'argentino che prepara la strada all'arrivo del Pibe d'Oro, il cui acquisto lui stesso consiglia. Ancora Iorio viene fermato, lancia verso Diaz, Diaz, tocco di Diaz, Napoli in vantaggio, 1-0 per il Napoli. Attentati dinamitardi a casa Ferlaino, la camorra che cerca di mettere le mani sul Napoli, un Piper noleggiato e in volo sul San Paolo per invitare il presidente ad andar via, strumentalizzando il povero Giuliano, del tutto estraneo, tanto che l'ingegnere più volte successivamente lo richiamò in società.
In panchina Massimo Giacomini, poi sostituito dal medico di famiglia Bruno Pesaola in tandem con Gennaro Rambone. E l'anno dopo Pietro Santin, anche per lui esperienza breve, tornerà Marchesi. Pure Ferlaino lascia per un breve periodo il timone a Marino Brancaccio. Sono gli anni dei rigori di Ferrario per restare a galla. Arriveranno due salvezze sofferte, ma è il momento del Napoli araba fenice. Risorgerà dalle sue ceneri e vivrà gli anni migliori, quelli bellissimi e indimenticabili, col più grande di sempre, Diego Armando Maradona. La storia ha voluto una data, 10 maggio 1987, nella città che vive in simbiosi con la squadra chiamata Napoli, nessuno dimentica quel giorno, per caso. Il grattacielo fu alzato mattone dopo mattone, Corrado Ferlaino il costruttore, direttore dei lavori Ottavio Bianchi, Diego Armando Maradona a rappresentare le fondamenta e anche le rifiniture. Con la famosa mano di Dio, ma anche col gol più bello di sempre, il Pibe de Oro era appena diventato campione del mondo. Ricominciò a segnare anche con la maglia azzurra, già a Brescia nella prima, ma finì sul palo il rigore che risultò decisivo per l'eliminazione dalla Coppa UEFA del Napoli a Tolosa. L'eliminazione dalla Coppa UEFA fu, diciamo, lo snodo, il bivio di quella stagione, perché in quel momento della stagione Bianchi rischiò il posto e c'erano Bosco, Lidl che spingevano per venire. Lo difendemmo e la partita successiva col Torino perdevamo 1-0 e poi ci furono tre gol, pareggio Bagni, e poi ci furono altri due gol nel secondo tempo e lì svoltammo definitivamente. Si chiuse una porta, si aprì un portone, gli azzurri che già avevano avuto un buon avvio cominciarono a correre in campionato, ma in vetta c'era la fastidiosa compagnia della solita vecchia signora che gli azzurri il 9 novembre 86 dovettero affrontare al Comunale di Torino. La svolta fu proprio con Juventus-Napoli 1-3. Nella ripresa bianconeri in vantaggio con Laudrup, poi gli uomini di Bianchi si scatenano. L'assedio culmina nel pareggio di Ferrario. Maradona non si accontenta, sussurra ai suoi compagni: «Vamos a ganar, andiamo a vincere». L'impresa la firmeranno Giordano e Volpecina. Il Napoli andrà in fuga e sarà campione d'inverno. Resterà impronunciabile la parola scudetto, come spiega ancora Pierpaolo Marino, all'epoca direttore sportivo. C'era scaramanzia a tutto spiano. Noi eravamo una società scaramantica. Bianchi un pragmatico del nord che non ammetteva la scaramanzia, però dopo lo scoprivi con i suoi amuleti in mano di nascosto. E in realtà invece Ferlaino, il sottoscritto e tante altre componenti del consiglio di amministrazione del Napoli e della società eravamo ultra scaramantici, per cui io coniai questo fatto di dire il primo posto finale e non lo scudetto. Il triangolino tricolore, sogno di una vita, non veniva nominato, ma non si pensava ad altro. Nel girone di ritorno Napoli sempre solo in testa, il vantaggio crebbe fino ad un massimo di 5 punti. Quando diminuì furono decisivi successi a San Paolo con lo stesso punteggio di 2-1 sulla Juventus e sul Milan, affondato da una perla di Maradona. Alla penultima di campionato gli azzurri si presentarono con 3 punti di vantaggio sulla seconda, l'Inter. Il magico, storico momento. È il 29esimo del primo tempo, tocca il piede d'oro di Diego Armando Maradona. Carnevale se ne va in verticale, serve Bruno Giordano. Ora con il beneficio del ralentì godiamo insieme questa perfetta geometria di tocchi che porterà Carnevale a siglare il gol destinato a restare negli annali del calcio italiano. Nella Fiorentina, avversaria al San Paolo, c'era un giovane Roberto Baggio che ammutolì non solo lo stadio ma anche l'intera città con una delle sue punizioni all'epoca non ancora celebri. Il resto lo lasciamo raccontare a voci, suoni e immagini di quel giorno. Tutto lo stadio è azzurro. Signori, siamo giunti al 44esimo minuto e 41 secondi. Quindi mancherebbero ed è finita! È finita! Il Napoli è campione d'Italia! 17:47, 10 maggio, Napoli campione d'Italia, Bianchi! Napoli campione d'Italia! Sono soddisfatto, abbiamo fatto un buon lavoro, sono 2 anni che facciamo dei sacrifici e sono soddisfatto.
così il centro di Napoli, il cuore di Napoli, la galleria Umberto I ha accolto la notizia che il Napoli aveva vinto il suo primo scudetto della storia. Un evento, come abbiamo detto, veramente eccezionale. Fiumi di champagne che hanno travolto anche noi, canti, cori e il grido campioni, campioni. Manifestazioni comunque che si mantengono nei limiti di un'estrema correttezza, come correttissimo è stato il pubblico al San Paolo, dove forse per la prima volta una squadra che si è laureata campione non ha visto il suo terreno di gioco invaso dai tifosi. Di tutti, sono 18 anni, se permette.